Buonasera amici YouTube e benvenuti a un'altra serie di gameplay su questo canale, un'altra serie della Telltale. Non sappiamo come togliercela di torno perché sta facendo un ottimo lavoro. Ho dovuto saltare il gameplay pubblico, per così dire, di The Wolf Among Us proprio perché la Telltale ci ha fatto piovere dal cielo dopo alcuni mesi dall'annuncio i primi episodi di Game of Thrones. I fan sono entusiasti, pare che l'abbiano scritto con grande rispetto per la serie televisiva e i libri di George R. R. Martin. Ci arriveremo con calma al R, che è importante, ed è arrivato il momento di giocarci. Ho saltato The Wolf Among Us proprio perché non voglio diventare uno spot ambulante della Telltale. L'ho acquistato a 5 € da Steam e ci giocherò per i fatti miei. Anche The Wolf è stato molto apprezzato, soprattutto per il rispetto che la Telltale ha avuto nei confronti della serie fumetti da cui è stato tratto. Ormai la Telltale sta lavorando a qualunque cosa. Il prossimo gioco sarà un'avventura grafica in Minecraft. Non riesco veramente a capire, ma non ci penso in questo momento. Penso che mi concentrerò innanzitutto sul Trono di Spade. È cominciato. Interpreteremo i membri della famiglia Forrester. Speriamo di portarne a casa qualcuno vivo. Ho dei dubbi conoscendomi. Comunque. Innanzitutto ringraziamo Yar937 che, così come nel caso della seconda stagione di The Walking Dead, ha acquistato e mi ha donato Game of Thrones della Telltale a prezzo pieno, sapete quanto costa, l'ha fatto di nuovo, perciò grazie, i pirati sono persone generose, si parla molto male dei pirati, soprattutto a livello storico, non è assolutamente vero, Yara è un pirata d'oggi che si ispira ai pirati di un tempo ed è una bravissima persona, molto generosa, perciò non lo ringrazieremo mai abbastanza se non fosse stato per lui, col cavolo che vedevate questa serie questo giorno. Direi di cominciare perché ho già sprecato abbastanza tempo. Allora. Ho mantenuto Tyrion Lannister qua davanti. Scusate per eventuali spoiler della serie televisiva, non riuscirò a controllarmi. Spero che voi l'abbiate vista. Gli episodi di questa serie si adatteranno in base alle scelte che farai, la solita avvertenza della Telltale. Per migliaia di anni casa Forrester ha servito con lealtà casa Stark. Non badate a questo. Nei più oscuri meandri del Bosco dei Lupi si raccolgono i rari alberi di legno ferro. Ora il nord è straziato dalla guerra e casate rivali si contendono il prezioso legno ferro dei Forrester e il destino di casa Forrester è legno ferro. Cos'è legno ferro? Gli alberi non fanno il ferro, che io sappia. Ma è un fantasy. È un fantasy. Il mio stemma è un albero che produce spade. L'albero di spade. Quindi ci sta. Festa, allegria, gente che si tiene per mano, coppie di fatto. Gareth Tuttle, lo scudiero. È il mio scudiero. Si raccontano, si sparla male di Jaime Lannister. Guardate che adesso mi piace. Come personaggio. Sembro Jaime Lannister. Quindi sono lo scudiero, mi dispiace. Io volevo essere un Forrester, ma c'è ancora tempo. Potrebbe morire subito questo scudiero. Raccogliamo. Ok, Quick Time Event, eccolo, infatti. Beh, oddio, mi piace. Una spada vissuta. Vabbè, puliamola col tasto sinistro del mouse. Con una passata. Fresco, sangue fresco. È la stessa di prima. Never have a sword like that. I say that as a friend. L'avrò. If we're being honest, I will. You'll see. Of course, your lordship. After you take your rightful place on the Iron Throne. Tutti possono salire su quel cazzo di trono. Il silenzio può essere una scelta valida. He was so drunk he barely made it out of his tent. Next, he'll tell us he caught Tyrion too. So what really happened? Someone caught him, I suppose. That's Kenny Man here, and they'll say it was them. You captured the Kingslayer. Come abbiamo visto nella seconda stagione. And round his ankle as 10 others took him down. See? What did I tell you? Brought him to his knees. Questo è Lord Forrester. Ha una mascella imponente, in effetti. I'm questioning Norrin's story. This grows more far-fetched every time he tells it. Get your liege lord some wine. Go on. Ho letto una roba stranissima, ma ho capito il senso.
Silenzio, però fallo. Sei lo scudiero, effettivamente, cioè il tuo lavoro. È una cosa che accetto. Sei lui il mio cavaliere, sei proprio una brava persona. Visto, da secoli è il mio lavoro. House Tully is forever in his debt. They've never seen a field plowed so well as the day the Kingslayer dragged poor Norrin across the battlefield. Serve agli altri da bere. Sì, sembra una brava persona. Quindi morirà presto! Stasera è l'ultima sera, forse, di qualcuno di questi. Non portiamo sfiga, non portiamo troppa sfiga. King in the north. Tomorrow we march on Casterly Rock, and House Forrester has been given the greatest honor to lead the Young Wolf's army and ride as the vanguard. Non succederà. Il nord non dimentica. E questo è vero. Sono ancora qua. No, sotto questo. Yes, my lord. I need you to keep an eye out for Roderick. As his father, I could not be more proud of the man he's become. Primo figlio, immagino. L'erede. Men find false courage at the bottom of their cups. I'd rather he were here. Yes, my lord. There's also the question, what's to be done with you? It's been on my mind for a while now. Something must be done. Niente di brutto, spero. Sono una brava persona, si vede dalla faccia. Cavalierato? Non voglio nulla, facciamo i finti nobili. Serving a noble house such as yours is reward enough. You're far too modest, Garrett. Whatever you believe is best. Non se lo dimenticherà, finché vivrà. Those who had their doubts when your uncle put forth your name as my squire. Ce l'abbia nel sangue ormai dopo secoli, è genetico. Siamo dei servi genetici. Che grande dono. E io non ti deluderò. Yes, my lord. Beviamo tutti. And find Roderick if you can. I will, my lord. Thank you. Arriveranno notizie del matrimonio? Squire, fetch us more wine. Io ho finito il turno. Can you give me a hand? Come on, make it up to you. E vabbè. But you owe me. Owe you? Io non sono più uno scudiero, cretino! Dillo. Mio lord, lo dica a sti pezzenti. Ah, niente, mi tocca portare la brocca lo stesso. Meglio che andare a dei matrimoni, guarda. Potrebbe essere peggio. Potresti stare coi Bolton. Ho il primo maggiordomo del re in questo momento. E ancora lui. Chi non ama la pancetta? Vero? Forniscono un servizio di prima qualità. Dove saremmo senza pancetta? Come esisterebbe la carbonara? No, tu. Non io sono stato promosso. Forse in quanto scudiero, però lo farò lo stesso. Me la son guadagnata. Me la son guadagnata. Una. Una.
Oh, che brutto posto, che brutti ricordi e cose che stanno accadendo, tra cui quelle che sono state scritte nel sottotitolo. Take your time. C'ho l'ansia. Ho You lot have drunk your share. Good thing quasi Logan is inghiottito saliva. in a generous mood. E chissà perché. Phrase. Nice night for a wedding. Temi puzzi. Temi puzzi. Not often he finds a willing husband for one of his Se vedo il mastino gli chiedo un autografo, però. Te ancora What? questa brocca, ma Very pleased, appoggiala. Sharon. What's L'invidia. wrong? Brutta bestia. Tutti con una brocca in mano. Oh merda, la musica. What's gotten into you? Ah, Dobbiamo tornare well, indietro, ora. you've had too much wine. E non perché so qualcosa, anche se è vero, ma perché ho sentito la canzone dei Lannister, in teoria di logica potrei. Io non toccherei neanche il vino. Potrebbe avere dei rischi anche lui. Ma che me ne frega di Bowen? Invidioso di merda. Corri, corri figliolo. La mia responsabilità è andare da Lord Forrester. Ma merda! Scusate, subito. Io mi aspettavo la Q. L'ho beccata però, l'ultimo l'ha presa. Pazzesco. Oh, parruccone! Lui, il primo figlio, il parruccone. Lo chiamerò parruccone. Atletico! Q, questo è da Q, questo è tanto da Q. Io sono pronto, eh. Clicca che tieni premuto, poi trascina, non è complicatissimo. No, non era così complicato. No! Era lui? No, niente. Scusate. Io? Li conosco? No, non, non. Sono uno scudiero e basta. Oddio, come si fa? Sono morto. Non ci ho capito niente. Valar Morghulis. Certo. Scritto come Dark Souls, tra l'altro, eh. Casualmente. Non dico nulla. Non dico nulla. Pronti psicologicamente, che è complessa sta cosa. Sono dei quick time più complessi. Prendere e trascinare, ma dove si è mai visto? Prima trascina su. Pronti, eh? No, ok. Piglialo, piglialo. Bravissimo. Come tu ti chiami, non lo so. Non mi ricordo da più. Partono le biglie mo anche. E anche questa è andata. Strisce in avanti per metterti in salvo. Con la precina. Forse anche con W. Anche con W. Sto diventando un esperto di giochi Telltale. Q e ce lo porteremo avanti per tutta la vita. Sinistra. No! Non sono arrivato in fondo alla Q. Sì. 89 nobili sono rimasti soddisfatti e la regina Bran non è rimasta soddisfatta, ma va bene lo stesso, non ripeto. No, parruccone, primo figlio. Comincia già così con la tragedia. Una tragedia di famiglia subito. Lord Forrester, potrei essere suo figlio adesso.
finds Roderick. Più o meno. Speak up, Garrett. Did you see him or not? I Frey l'hanno ucciso. Non potrei mai mentire al mio signore. Mi dispiace. Spiacicatissimo. È morto come un Theoden. You didn't leave him, did you? What happened to him? Speak up, boy. Ho dovuto. I had to leave him. I had no other choice. C'erano delle cose più importanti. Ok. Non mi pento. Che prontezza di riflessi che ha quest'uomo. Non ci avrei mai pensato, mi sarei fatto ammazzare come un cretino. Grazie papà, posso chiamarti papà. Forse un po' presto, forse un po' tardi. Oh, ancora in piedi. No, del dolore. Ce la puoi fare. Dobbiamo muoverci. E ma già due morti in famiglia. Sono sei episodi, come facciamo? Castelferro. Non avevate un nome migliore per quel posto? Farò come mi è stato ordinato. Posso dire ai suoi altri figli che merita un cavalierato. Mio zio. Va bene. No, ci conoscono da quella sitcom. Non fatemelo vedere. No, fan vedere tutto nel trono. Con la mano hai preso la spada. Era un uomo rispettabile. Ma questo è il trono di Spagna. Titolo. No. Vabbè, quasi. Sigla! È meglio! Pa. Brutto posto del torgemento. A prescindere proprio. Pa. Niente, scusa, sono un cretino. Gasa troppo sta sigla. Non vedo l'ora di sentirla ad aprile. Questo è solo un assaggio. L'avete tagliata? Ma questo è mio. Paese mio. Quanti alberi di cartapesta. Sì, è il mio. Pa 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 p